Sono bianca, cadaverica, illuminata dallo Spirito Santo. Ma che è sta cafonata però? Ah, bellissimo l'abbinamento, maglia sportiva con sopra maglioncino carino. Però, amici, apprezzate lo sforzo, ho i boccoli. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Amici, come state? Lo so che faccio questa domanda all'inizio di ogni video, però non voglio dare per scontato niente, dal momento che potrà sembrare una domanda banale, ma non lo è assolutamente, perché a me un come stai mi svolta sempre la giornata. Qualcuno sì, o quando faccio discorsi seri mi impappino sempre. Dato che io tengo tantissimo a voi, perché voi siete tutti i miei, scrivetemi insomma come state passando questa quarantena, se i miei video comunque vi stanno aiutando, spero tanto di sì. Detto questo, come state di nuovo? No, volevo dire, come avrete sicuramente letto dal titolo o visto dalla copertina, questo sarà un nuovo video. Un po' tortura, però questo enorme fardello lo condividerò con una persona che vi è piaciuta molto, che avete già conosciuto, che è l'Emanuelone. Dal momento che ha perso la sfida nel video mamma vs papà, è obbligato a fare un video con me. E perché sì, nessuno dei miei genitori mi aiuta, mi considera e vuole fare dei video con me. Sono molto felice comunque che mio papà, l'Emanuelone, vi sia piaciuto. Sembra che l'unica a non apprezzarlo sia la Nadiona, ma la Nadiona non apprezza mai niente, nessuno, perché io mi sbatto, studio, faccio da mangiare, pulisco. Lei ha il coraggio di dire che non faccio niente. Adesso vi faccio vedere uno screen dove lei mi dice: leggi, ignorante. Però ok, va bene così. Come avrete appunto, ripeto, sicuramente letto dal titolo, oggi sarà un 24 ore torturoso dove io e mio papà ci scambieremo la vita per 24 ore. Cioè io dovrò fare tutte le sue cose per 24 ore e lui tutte le mie. Cosa ho fatto? Per essere più precisa, ho preso dei foglietti e due penne e ci scriveremo tutte le cose che dobbiamo fare durante la giornata. E poi ce lo scambieremo e io dovrò seguire tutte le sue indicazioni e lui tutte le mie. E allora amici, salto temporale, mentre mi sono anche un attimo sistemata, mi ho messo un po' di mascherello e ho tolto la maglia sotto, vedo se ce l'avevo, vabbè, insomma, salto temporale perché l'Emanuelone aveva le sue cose da sbrigare, quindi adesso sono riuscita a rubarlo. Ebbene papà, vieni un attimo qua, Ciao ragazzi, un regalino per la mia amata. Ma è orrendo, bambina, perché me lo sono pure comprata io. I regalini a tutti, sedere sul letto. Che hai fatto? Deve restare immacolato il giorno. Diamo un po' di luce. Non va. Oh, aspetta. Che disastro. Adesso io ti darò una penna, scegli tu quale. Devo stare in campo. Una, non due. Questa. Va bene, a me piace più questa. E un foglio, perché adesso noi, separatamente, dovremo scriverci la nostra routine. Quindi quello che facciamo in tutto il giorno. Poi ce li scambieremo. Io so. E ognuno dovrà... No, ma tu non devi scrivere per me. Tu devi scrivere la tua routine, io scrivo la mia. E poi ce le dovremo scambiare e seguirla. Dato che comunque adesso non è mattina, faremo un pezzo dal momento. Dal momento che inizia. Cioè, dal. Quindi fare. Da adesso si fanno 24 ore fino a domani a quest'ora. Che partiamo questo pomeriggio, facciamo domani mattina e domani pomeriggio per concludere la routine. Va bene, con mio papà dobbiamo parlare così che problemi hai nella tua vita. Ok, perfetto, lui sta scrivendo di là. Non è una gara, a chi scrive per primo. Io verso la tecnologia proprio non ce la farò mai. Scrivo la mia routine. Colazione. Non so più cosa scrivere, cioè non mi ricordo cosa faccio nella mia... Ah, sì. Allora, questa è la mia routine. Perché ti storti, telecamera mia? Anch'io. Allora, sono molto curiosa. La scrittura di mio padre fa abbastanza schifo, però questa è la mia, questa è la tua. Ok, il fatto di essere un po' tonti in famiglia è una cosa ereditaria. Non metterà mai a fuoco nella vita, perché è così la vita.
Questa è la lista di mio papà, io già non riesco a leggere. 8:15 mi alzo, ma non è vero, ma mai, ma mi alzo prima io. Infatti mi alzo prima io. Alle 8:30, dopo essermi lavato, no. Sì, dopo essermi lavato, colazione. 8:50, alle 11:30, cos'è che fai? Lavori, casalinghi. Alle 11:40, alle 13, divento cuoco. Papi, tu non cucini mai. Cucina la mamma. Aiuto cuoco. Ah, aiuto cuoco. Cioè lui mangia e assaggia e basta. Alle 13, alle 13:45, pranzo in famiglia. Alle 14, alle 15, cos'è che fai? Pennica. Alle 15:30, alle 16:30. Seguo lavori. Ok, alle 16:30. Pausa te. E alle 17, alle 19:30, lavori casalinghi. Ma non è vero. Alle 20, alle 20:45, cena. Alle 20:45, alle 23, televisione, lettura giornali o lettura libri. Sveglia, ore 8. Sì, suona la sveglia. 8:20 colazione o 12:20? Dai, smettila. Ore 9, studiare. Ore 11, spuntino. Sì, per 13, poi pranzo. 14, trucco. Ti dovrai truccare. Alle 14:30, toc toc. TikTok. Alle 16, spuntino. Che il Signore ti benedica. Alleno l'inglese. Sono sì, perché ho scoperto un'applicazione top che dopo vi faccio vedere. Lavori e ginnastica, faccio stretch. 19:30, cena. 21, fan. Film. 23, nanna. Cioè, cosa devo fare delle storie? Ciao amici. Ciao amici. Allora, adesso dovrai allenare l'inglese. Allora, amici, ho appena scoperto questa applicazione che si chiama HelloTalk, che è fantastica perché è un ottimo metodo per imparare l'inglese, perché favorisce un sacco la comunicazione. Ad esempio, si possono stabilire nuove amicizie, soprattutto parlare con gente madrelingua, e questo vi può tornare super utile. All'interno, appunto, dovrete mettere tutti dei dati, da dove venite, lingua sapete, che lingua state parlando, vostra madrelingua e che livello di inglese o della lingua che state studiando avete. Io ho messo livello, mi pare, avanzato. Non sono madrelingua, però abbastanza bravina. Ma ci sono un po' di persone da contattare, perché ovviamente la cosa bella è qui è tutto un po' family friendly, no? Voi schiacciate e iniziate a conversare con qualcuno. Con chi vuoi conversare di madrelingua? Ci sono americani, canadesi, inglesi, scegli tu. Adesso puoi seguire, la seguiamo, e adesso possiamo messaggiare. HelloTalk è un'app focalizzata sull'apprendimento delle lingue. Hello! È scritto bello, papà. My name is Ludovica. It's a pleasure for me. Oppure nice to meet you. No. Hi. My name is Ludovica. I come from Italy, no? I'm living in Italy. Scrivi nice to meet you. To meet you. Ok, inviamo. Dai, che cosa carina. Comunque è un ottimo modo per conversare. Quindi è un'applicazione super carina, super sicura, e ve la consiglio. È parlare. Da imparare. Mi devo assolutissimamente migliorare, soprattutto sulla grammatica, sul writing, quindi questo mi tornerà super utile. Secondo, la tua tabella di marcia, papà, che pizza, fare video con te è un'impresa. Secondo la tabella di marcia, tu adesso devi bere il tè e poi devo ginnasticare e far finta di lavorare. Fai finta di lavorare. Quindi andiamo a bere il tè, tu invece adesso ti devi cambiare e ti prepari per il mio workout. Il cannolone è talmente entrato nella parte che adesso mi puzzolenterà le mie care ciabattine carine, simpatiche. Lì vuole farvi vedere il suo bel porcello che mi ha comprato bruttissimo, inutilmente inutile. Mercato dell'antiquariato. Sì. Adesso dobbiamo andare giù. Ovviamente il caffè, dato che mio padre è mio padre, cioè lui ha un modo di vivere tutto suo, il caffè ce lo facciamo perché non ho tanta voglia di tè, quindi lui mi prende o il tè o il caffè, una tisana. Mia mamma ha appena visto il video di YouTube di Luciano e si è arrabbiata per le risposte che ho dato, perché la faccio passare per una madre del genere. Dalla Barbarella l'abbiamo preso. Emanuelone si sta ancora cambiando, perché dovete sapere che mio padre è peggio di una donna. Ragazzi, ci mette gli anni per prepararsi, spruzzarsi un po' di profumo per cambiarsi una maglietta e i pantaloni, però va bene lo stesso. E mi devo cambiare anche, mi metto, vabbè, ho già sui pantaloni della tuta, quindi a posto. Mi metto una magliettina un po' sportiva e poi io inizio lo stretching e gli faccio vedere gli esercizi che dovrò fare io, che sono un po' per le chiappe e i glutei. Quindi mi cambio.
maglia cambiata, un po' alla fantoziana, io sempre molto sexy. E adesso dobbiamo prendere le cose che serviranno all'Emanuelone. La pettina magico, la corda per saltare. Madonna, mi hai spaventato, mi sono pure tirata la corda. Ma che cosa sei messo? Togliti le scarpe in camera mia! Vlogga un attimo tu, perché tu dovresti vloggare, perché sennò... Allora, papi, ma cosa stai riprendendo? Ok, vai. Aspettate, che qui è un disastro. Ragazzi, amici, adesso faremo il workout. Si tratta di esercizi ginnici che mantengono la mente e il fisico al 100%. Adesso vi farò vedere. Tu vero youtuber. Vero youtuber. Allora, mettete un like. Papi, ma cosa c'entra in questo momento? Allora, la prima cosa che dovrei fare saranno i salti con la corda. Devi saltare almeno 10 minuti. No, così. 10 minuti. Poi ti servirà 10 questo. Secondi. Allora, si parte così. Poi si fanno questi incrociati. Poi si salta su un piede, sull'altro, poi si va piano, si saltella con il saltellino in mezzo, poi di nuovo piedi uniti, così, e vai avanti un po' così. Adesso mi arriverà una stecca in faccia. Ok, vai. Bestia, come sei conciato, perché i guanti? Perché volevo fare il fenomeno. Fenomeno. Mamma mia, non mi fermo più. Ma dove vai? Perché vai avanti? Basta. Devo prendere le misure. Su un piede. Fabri, su un piede, così. Sull'altro. Ma a pitoliti non sai farlo, scusami. Coordinazione 10 all'odio. Cioè, è la gravità che mi frega. Papi, ma urca, ce l'avevo quasi fatta. Il primo esercizio ti metti così. Tirare sul sedere, stringendo le chiappe. Poi torni giù, non devi toccare. 10 addominali, 10 piegamenti. Su un braccio solo. Anche su un dito solo. Poi mi devi fare 10 addominali. Poi mi devi fare questo esercizio qua. Sei così? Vabbè, dai, così. Va bene. Esatto, e spingere le chiappe. No, uno, due. Mamma mia, se sei messo due. Paonazzo. Otto. Via. Papi, non si fanno così gli addominali. Due. Cioè i piegamenti, eh. Inalcare così la schiena, sennò ti fai male. Voglio morire sul campo. Oh, così non me le fai fare più. 9. Chiamate un medico alla fine. Devo fare anche quella corsa lì devastante. Volte. Fai 10. Papi, non è così. Che cos'è? Che cos'è? Respirare con la pancia, si mettono in azione gli organi interni, si massaggiano. Ok, poi? Particolare, alzare la mano destra e la gamba sinistra. Ok, poi? Questo è uno, poi alzarsi. Tirare piano piano. Allora non serve niente. Poi non riesco a... Va tutto sfasato, non va bene. Dritta la schiena, braccio destro. Capi così. Brava. E tocca... Brava. Cioè. Poi... Con la pancia devi respirare. Sei una buona idea. E ne manca un altro. Questo. Brava. Però stai lì qualche secondo, vediamo. Braccia, le mani giunte come in preghiera. Va, giù i piedi, giù. E via! Guanti da lavoro, perché sì, uno dei lavori che svolge papà a casa è accendere il camino. Come si accende un camino? Incomincia a inserire la carta. Così. Metto la carta. No, carta. Carta, poi metto un paio di bastoncini carini. Sì. Questi sono chiamati. Devo dire che la coglionaggine è una cosa ereditaria di famiglia.
E poi cosa faccio? Metto questo dentro. Ma sei matta? Quello serve per... Io adesso faccio prendere fuoco tutta la casa. Ma non devo mettere ma non buttarlo, tanto non ti bruci. Dai. Ecco, vedi, non hai già capito niente. Appoggialo, tanto non prendi, non ti bruci. Spostagli su qualche legnetto, mettigli su dei legnetti. Dai, dei legnetti. L'astropsicologa. Lei che usa la psicologia inversa per farci sentire in colpa. Quel fuoco vedrai che non ha poca vita. Ha poca vita perché vedo che langue. Ok, allora amici, cena. Qui c'è sempre l'Emanuelone. Ciao ragazzi. E nonostante la Nadia abbia fatto questi cupcake, che non sono cupcake ma sono tipo muffin, che sembrano delle cacchette ma sono buonissime, io dovrò mangiare quello che mangerà mio papà e lui la mia cosa. Il problema è che gli va di lusso, perché la Nadia gli ha preparato il minestrone. Come dovrò mangiare il minestrone? Lui invece se mangerà la quinoa, i pomodorini e il pollo. Però te lo devi preparare, perché io mi preparo le cose. Dritto. Sai come si cucina? Mettete un like. Sai come si cucina? No, la devo cucinare. Te la mangi cruda? Mangiamola cruda. La devo pesare? No, no, tu no, perché tanto. Basta. Lavala un po'. Perfetto. E adesso lo devi cuocere un quarto d'ora. Pomodorini, perfetto. Bello, guardate, tutto fuori. Eccolo lì. Yeah. Papi, ma ti pare che puoi mangiare la quinoa lì? Sì. Va bene, ok. Ma facciamo cucinare tutto all'Emanuelone. Raga, l'Emanuele ha bruciato tutto. E adesso te lo mangi, adesso te lo mangi! Andiamo a mettere questo. Aspetta, la schifozziella qua. Questo è schifo. Ma chi è sta cafonata? Scusami. È pure crudo. Com'è? Devo dire, non sa di niente. C'è la Nadia che se la ride. Lui ha rifiutato la carne, quindi ragazzi... Sì, io sono indietro. Ma solamente perché lei se la deve cucinare. Adesso... Ludo, adesso te lo svelo. Siccome sapeva... Si svela il retroscena. Si è mangiato un post. Ho riempito quella voragine che avevo nello stomaco. Infatti mi sembrava strano che mangiasse solo. Come quando torna a casa e dice no, sono troppo stanco perché è andato al McDonald's a mangiarsi tutto le schifezze. Amici, ultimo boccone. Vai, io leggo il giornale. Tu ti devi guardare un film. Cosa? Pretty Woman. Orgoglio e pregiudizio in inglese. Allora, adesso tu ti metti a letto, ti guardi un film e io vicino a te che me leggo il giornale. Giornale. Allora. Poi devo mettermi il pigiama. Non c'è orgoglio e pregiudizio, vai, però. Ragazzi. Però c'è un altro film. Ragione e sentimento, che è un pochino più noiosino. Quindi te lo sorbi tutto. Mi addormenterò presto. Between my two families, calm yourself, father. This cannot be good for you, Nolan. I promise, father. Si è addormentato. Oh, si è svegliato. Stavo riflettendo su un discorso profondo. Sì, che fatto... va bene. Cambiata e adesso si va a letto. A letto. Comunque davvero io sempre più cessa. Mamma mia. Ti è già letto in pigiamato. E adesso vai a letto anche tu. Buonanotte. Allora buonanotte, ciao papi. E adesso andiamo a letto anche noi. Allora amici, fun fact. Io un po' clown check. Devo parlare così? Tardissimo, vabbè. Io un po' così. Quello dico. Oddio, adesso parlo così perché
Davvero, la cessitudine non ha fine. Andiamo a svegliare il papà, che si dovrebbe essere già svegliato. Devo fare colazione. Belli capelli, davvero. Qualcosa di meraviglioso. Buongiornissimo. Andiamo, che ti aspetta sicuramente una colazione più sostanziosa della mia. Allora, tutte e due la mattina beviamo il caffè, perché è l'unica cosa che in realtà riesce un po' a svegliarmi. Solitamente io me lo preparo da sola, l'Emanuelone se lo fa preparare dalla Nadia. Quindi la Nadia adesso mi preparerà il caffè e l'Emanuelone se lo dovrò fare. Raga, vivere come mio padre è vivere nel lusso. L'unica cosa positiva è che mio papà si mangerebbe questi, vero o no? Sì, amore mio. Bello essere papà. Posso mangiare... Questi la cucinati la Nadione fanno abbastanza schifo, ma per me sono abbastanza mangiabili. La Nadiona, la Nadiona. Il mio caffè sta prendendo vita. Va gustato la mattina, perché la giornata è dura, eh. Ma tu oggi devi truccarti e fare TikTok. No, io non trucco. Sì, un minimo, dai. Così, posso? Ah, perché lui è un po' artistico. Sai che Elvis Presley è morto perché mangiava 2 o 3 barattoli al giorno di burro d'arachidi? Come dargli torto. Proviamo. Guardate la spalmata. Che bravo che sei stato, Manuel. Io per esempio non l'avrei mai fatto. Comincio a sentire il gusto del... Non sono abituato a mattina così presto. Devo essere sincero? Sì, sì. Da 0 a 10? Sì. 5. Siete degli ingrati, davvero. Prima cosa da fare è devi aprire le imposte. Amici! Poverino bullizzato. Amici, rifacciamo il letto. Dai! Rifacciamo prendere un po' di... No, non fare ste cavolate, rifai il letto. Nonna, non so proprio di fare il letto. E il mio cuore è per te. Amici! I have a dream. E ora vieni. Mio papà si è già lavato i denti, me li sono già anche lavata anch'io. Non vi abbiamo fatto vedere questo momento. Dovrei spruzzare l'acqua da rosse. Piove? No. Questa fa bene alla pelle, papà. Papi, tu ti devi vestire comodo perché devi studiare. Adesso ti preparo la versione che dovrai fare. Io invece mi sa che mi vesto come ieri. Allora, io mi sono appena cambiata, è arrivato anche l'Emanuelone. Ragazzi, ci stiamo mettendo un botto a girare sto video, ma... Perché lui è lungo di tempi, ci mette 3 ore per fare qualsiasi tipo di cosa, ragazzi, non lo faccio più. E gli ho preparato una mia versione. Gli do il mio astuccio. Ti riprendi al volo. Hola. E poi il mitico Il, che è la mia salvezza, l'unica mia ragione di vita. Tutto tuo. Erat io tempori. In nobis summa gracilitas et infirmitas corporis. Ok, mentre l'Emanuelone si divertirà nel fare la bellissima versione di latino, che almeno me la tolgo, ragazzi, questo è il video più bello della mia vita in realtà. Infilo le scarpe sue, belle puzzolenti, e adesso devo giardineggiare. Poi lui dovrà mangiarsi la mela e le mandorle. Io odio il giardinaggio, cioè non sono portata, mai lo sarò. In famiglia facciamo finta di avere il pollice verde. Con questa io scaverò la mia fossa. Io cosa devo fare qua? Io mi metto in ordine io. Fatelo venire in mente tu, di tuo papà. Allora, leviamo sta cavolata qua. Ecco, no, io gli butterei via tutto, perché io queste cose gliele butterei via. Ma sì, perché lui è un accumulatore seriale, lui è tipo case da incubo. Sì! Sì, sono d'accordo. Allora, bello che dice che la nonna è così, ma lui scherzo. È peggio. Questo lo nascondiamo dietro qua, così non lo vede. Ecco, nascondi tutte le cose. Ma io dico, lui fa i sacchettini con l'erba, ma poi ecco, esatto. Vuole regalarli. Poi ne ha fatto una. Ha comprato questo si e l'ha fatto morire. La nostra... Ha comprato... No, l'hai rotto tu saltando la corda. E vorrei capire cosa se ne fa, se è staccato. Cos'è quella roba? Ma non lo so. Questo incendio l'ha picchiato mia nonna, per sbaglio. Sì. La nonna Giusy che ci vuole sterminare tutti.
Sai cos'era questa? Questa me l'avevi regalata tu per studiarli. Indovinate quando l'ho usato? Mai, non l'ho mai usata nella mia vita. Catturato il ragnettino, poverino, era riuscito anche pure a scappare. Io un po' fallita nella mia vita. Guai, volevo buttarglielo via. No, ho detto che sono semi, non vedi? Nella confezione della ricotta. Che costo rastrello e cacchio. Veramente dovresti prendere un rastrello normale, dov'è? No, è bello con questo. Sì, allora ci fai come lui, ci metti 40 anni. Ma tu io... stai strappando. Sì, sto strappando. Quindi tira su quella che lui ha tagliato. Io ho capito, ma se io... Tipo, tiro... guarda, vedi, questi. Guarda, guarda quanto ce l'è. Vuoi farlo tu? Sta caponata. Sei solo capace di criticare. Fa tutto schifo. Fa tutto schifo. Guarda anche qua, ma pulire queste cose qua di terdi, di cosa? No, via. Ma sei fuori? Io ragazzi direi che ho finito e adesso vado a chiamare le mammelloni per andare a mangiare, perché mi sono proprio stufata del mio giardinaggio. A che punto sei arrivato? Sto facendo e sto guardando e con le 30 anni che non... 30 anni, tutte scuse. Guarda, una frase l'ho già tradotta. Una frase! Devi andare giù a mangiarti delle mandorle e una mela. Andiamo, come on bitch. Una. Papi, devi mangiare in contemporanea una mela. Ok, dopo questo adesso mangiamo. Io di solito sto a pranzo a quello che cucina la Nadiona e anche le Manuelone. Allora, queste sono le porzioni, io ho un pochino più di roba. Io comunque la telecamera è sempre storta, perché tanto poi le Manuelone adesso ride e scherza. Ma dovrà toccare, io leggerò il giornale. Dovrò fare dei TikTok e io dormirò. Noi ci riprendiamo in tutta la nostra naturalezza. È proprio brutto da vedere. Non trovo il ragazzino, ma come mai? Ma cosa devo fare, papà? Per la serie le abitudini non si cambiano. Io devo ancora finire, però non ho già neanche più fame. Io sono già al caffè. Lui è già pronto, guardate, si sta pure rubando la mela. Guardate, nel mio posto preferito della terra. Papà, fatti avanti. Essere timido. Devi truccarti. Un po' di colore alle guance sono. Casomai tu dovresti proprio toglierlo. Cos'è secondo te? Per fai gli vedere. Occhi. Per gli ma occhi. Sei serio? No, per le labbra. Per il un incontro. Ecco qua, aspetta. Fatti vedere in camera quanto sei bello. Ma c'è qualche sbava. Giusto. Mamma. Oh mamma, che disastro. Fatti, ok, va bene. Tic, 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 tic. Mi faccio gli occhi da gatta. Oh mamma. Oh mamma. Ciao a tutti ragazzi, sono la mitica Ludo, come state? Oggi il trucco non è andato per le, diciamo, nei modi migliori, però dai. Pronto, papà? Che scasso. Ciao amo, come stai? Non mi son fatto la barba. Non mi son fatto la barba. Ho fatto qualcosa. Bene, sei cambiata. Sarà un workout. Tra l'altro ho preso una pastiglietta, insomma, che mi ha fatto venire fuori la barbetta. Amo, che bei riccioloni che hai. Sì, raga, allora abbiamo abbandonato un attimo l'Emanuelone. Io adesso ho preso il giornale e mi metto qui a leggerlo un po'. Basta, andiamo a fare una penichella. Oh, finalmente, stanotte comunque sto dormendo pochissimo. Lui di solito dorme circa un'oretta, ma io poi non dormo neanche due minuti. Allora amici, nel mentre è arrivato il nuovo Emanuelone. Ok amici, allora le 24 ore finiscono qui finalmente, sì, siamo liberi. Mi sono diventati capelli grigi.
Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di non perdervi gli altri video dei capelli orrendi. Vi ricordiamo anche di lasciare un bel like, iscrivervi al canale YouTube. Condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo presto. Il prossimo ciao, video. Ragazzi. Ciao. Scrivete.